Ciascuno figurine a muro. Ciao bambini, ciao bambine, ciao mamme, ciao papà. Dalle nostre case, come se fosse il museo, vi raccontiamo un altro dei giochi di una volta. Oggi, visto che è una giornata piovosa, giochiamo all'interno, abbiamo scelto figurine a muro. È un gioco molto semplice, basta utilizzare delle vecchie figurine o delle doppie che abbiamo, o anche solo dei pezzetti di cartoncino o parti di qualche gioco che magari abbia dentro delle cartoline come queste. Oggi, assieme al mio assistente Matteo, che adesso entrerà in scena, Ciao a tutti! utilizziamo queste cartoline che sono parte di un gioco perché sono un po' più grandi e così si vedono meglio nel video. Altrimenti, solitamente usiamo tipo le figurine dei calciatori o quelle dei cuccioli, cerca amici, si chiamano, come si chiamano? Cucciolotti, insomma, quelle doppie che abbiamo anche degli anni scorsi. Il gioco delle figurine è molto semplice: dovete dare lo stesso numero di figurine ai due giocatori, cioè dovete prendervi 3, 4, 5 figurine, si gioca in due, 3, 4, 5 figurine a testa. E l'altra cosa indispensabile è avere un pezzetto di parete libera, dove far rimbalzare la figurina. Ci sono tante regole per questo gioco. Noi oggi usiamo quella più semplice, semplicemente usiamo quella a dritto rovescio, giusto? Sì. Allora, ogni figurina ha un dritto e un rovescio. Il dritto è ovviamente la parte che voi andate ad attaccare sull'album e il rovescio, esatto, è il retro che poi si staccherebbe e si butterebbe via. Quindi la parte dritta e la parte rovescia della nostra figurina sono il gioco in sé, in realtà. Il primo giocatore, in questo caso, in questo momento sono io, lancia la sua prima figurina. Prima di lanciarla contro il muro, chiede all'avversario: secondo te, Matteo, cadrà dritta o rovescia la mia figurina? Rovescia. Rovescia, vediamo subito. Allora, io lancio in questo modo la figurina contro il muro, cade, è caduta rovescia e Matteo l'ha vinta. Questo è il terzo ciak che continua a vincere, quindi ok, oggi è una giornata fortunata per me. Infatti era ironico. Tocca a te, Matteo. Questa secondo te cadrà dritta o rovescia? Cadrà dritta. Vediamo. La Rovescia. E vinco io. quindi Matteo si tiene la sua figurina. Fortuna oggi, eh. E allora tocca a me. Cadrà dritta o rovescia? Dritta. Dritta. Vai. Rovescia, quindi me la tengo io. Ok, tocca Questa cadrà dritta o rovescia? a te. Dritta. Rovescia. Non è stato proprio un gran lancio, deve rimbalzare bene contro il muro, eh. Comunque, rovescia e rimane tua. E avanti così finché uno dei due giocatori non vince tutte le figurine dell'altro. Quindi fino all'ultimo non si sa chi vince perché può darsi che si riesca a recuperare man mano durante la partita. Speriamo, Che vieni mi sia Matteo, piaciuto. vieni, speriamo che questo video vi sia piaciuto. E vi auguriamo di passare queste giornate e magari di trascorrere qualche momento insieme alla mamma e al papà o se avete fratellini fra di voi, anche magari facendo questi giochi nei momenti in cui non sapete cosa fare. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Alla prossima.